Buongiorno, sono le 10:10:30. Oggi colazione al bar, mamma è lì che sta prendendo il pane, stiamo aspettando le brioche, la seconda infornata, e oggi è l'ultimo giorno che c'è mio nipote e mia mamma, perché domani mattina loro partono. Dimmi, ma... E ho detto ad Ale: Ale, cosa c'è qua? La risposta di Ale è stata: mattone polacco minimalista, scrittore morte suicida, copie vendute 2. Perché non aveste visto il film di Aldo Giovanni e Giacomo? Stavamo parlando con mio nipote che ieri per la prima volta abbiamo preso la pizza qua in pizzeria e alla fine noi a cercare di spiegargli che volevamo la pizza in spagnolo, lingua che conosciamo molto bene tra l'altro, e alla fine il pizzaiolo era napoletano, solo che la pizza non era... no, il pizzaiolo era napoletano, però vabbè, gli ingredienti non erano napoletani e neanche italiani, secondo me. Però insomma, dai, vabbè, non ci lamentiamo. Bene, cosa, 14 euro? Ah sì, tra 14 euro, la pizza che costava meno 14 euro e 50, perché abbiamo preso due margherite e le abbiamo pagate 29 euro. Se la sono fatta pagare questa margherita. Quindi non sappiamo il costo delle altre, ma margherita è quella che costa meno. Però vabbè, avevamo voglia di pizza, almeno l'abbiamo provata, ci siamo tolti questo coso. Giornata di oggi, piscina. Vediamo se indovinate dove siamo. Abbiamo appena lasciato i miei all'aeroporto e noi andiamo al Mercadona a prenderci giusto due cosette perché abbiamo ancora della spesa avanzata e in Mille ci fermeremo ancora tutta questa settimana. Vacanze lunghe perché Mille è appena di ferie e io ne approfitto, anche se le temperature iniziano ad abbassarsi. Il campeggio non c'è più animazione, siamo davvero rimasti in pochi. Emilia è alla ricerca disperata di un caffè. Io no. Ho lasciato Mila a fare colazione, io vado a fare la spesa. Diciamo che a che era completamente pieno, c'era sempre gente a vederlo tutto vuoto, fa strano. Questo qua era il bungalow che abbiamo preso, che ci hanno dato praticamente il primo giorno. Non so se riesco a farvelo vedere da dentro no, se non mi scambiano per una spiona. Comunque sia, era questo. Praticamente qua dove c'è la porta, subito di fronte, avevi il tavolo qua, dove c'è la finestrella c'è il tavolo da pranzo. Dietro il tavolo da pranzo c'era una porta con la camera da letto. Questa era la finestrella del bagno e quindi cioè tu uscivi dal WC e avevi qua, scusate ho un po' di cose in mano, non riesco a... Praticamente la finestrella, il WC e dietro la tenda avevi subito il tavolo dove mangiavi. Di fronte al tavolo, dietro avevi la camera da letto. E qua c'è la doccia, subito attaccata avevi la cucina e l'altra camera da letto. Non mi piaceva come era fatto. E da lì ci siamo spostati a questo qua.
E questo invece è quello che voi avete già visto, perché era quello lì che abbiamo preso a maggio. Vabbè, eravamo da un'altra parte, non in questa posizione, però comunque sia, questo è nuovo e poi sapevamo com'era e abbiamo gestito questo. Adesso vabbè, li devono ancora venire a ritirare le lenzuola. Mamma mia che silenzio che c'è, ragazzi. C'è un silenzio assordante. Ho il magone. Ma ho il magone davvero. Perché adesso fino a Natale mio nipote non lo vedo. Non tanto quanto per mia mamma, diciamoci la verità. Tour veloce, anche se appunto, però magari se c'è chi non l'ha visto. Quindi questa è la porta d'ingresso. Noi per terra sì, mettiamo le asciugamani perché camminiamo scalze per non portare dentro la sabbia. Devo dire che è più di 15 giorni che c'è questo asciugamano, direi che è anche abbastanza pulito. Qua c'è il bagno, che adesso è praticamente tutto vuoto. Prima c'erano tutte le cose di mio nipote e di mia mamma. E con doccia e lavandino, magari adesso gli diamo anche una pulita. Di qua abbiamo la camera da letto, con il letto matrimoniale, i due comodini, sopra ci sono gli armadi, anche qua hai appunto per stendere, e ci sono anche due sedie. Questa è la sala da pranzo, c'è il divano con il tavolo e le sedie. In realtà il tavolo e le sedie sono messi qua così, per lungo, con le quattro sedie, ma noi lo spostiamo perché almeno abbiamo più spazio e quindi lo abbiamo messo lì. E poi appunto qui c'è, vabbè, la seconda uscita, dove hai fuori il frigo, che è quello grande, la cucina, poi piatti, pentole, insomma, di tutto e di più. Qua abbiamo la dispensa con la macchinetta del caffè. Qui hai i secchi, secchielli, detersivi, sdraio, microonde. Di qua c'era la cameretta, c'è. Adesso ormai abbiamo tolto tutto, cioè abbiamo messo la nostra valigia e la chitarra, e hai i due lettini e un piccolo armadio. E poi di qua c'è il WC, quindi hai il WC da una parte e la doccia dall'altra. E non sappiamo cosa sia successo a quella carta igienica. Buon appetito! La pasta è ai legumi e il ragù è con i legumi. Abbiamo bisogno di ferro. E oggi dopo pranzo mare siamo all'inizio, sì, al fondo, non lo so, no, all'inizio, perché inizia di là. E da questa parte non c'eravamo mai venute, o forse sì, non lo so, poche idee, ma confuse. Comunque sia, c'è aria, c'è vento, come senti. Però è bello perché là dietro c'è una caletta, io ci sono andata a piedi, ma con il telefono non ci vado perché quando arriva l'onda alle volte ti bagni e mi si bagna il terreno. Dal rientro dal mare ci troviamo le lenzuola, meno male che non è piovuto, ci troviamo le lenzuola e gli asciugamani che, cioè, sono ancora qua in mezzo, sono ancora caldi. Sì, chiudi a chiave, va. Sì, chiudi a chiave che è meglio, va. Giretto bucato perché è piena di sabbia, quindi non la mettiamo neanche in lavatrice. Che la lavatrice non c'è nel bungalow, cioè perlomeno nel nostro non c'è, negli altri non lo so, però ci sono tutte le lavatrici a gettoni insieme alle asciugatrici. Però questo qua noi sciocchiamo a mano, più che altro per togliergli la sabbia. Si sta popolando, ma i bambini non vanno a scuola. Boh.
No, si è ripopolato rispetto a questa mattina. Si vede che sì, anche qua è arrivata gente questa settimana. Dove sono i lavatoi? I lavatoi sono a dritto. Quelli là? Sì. Ah, e c'è anche l'animazione. Io pensavo fosse finito tutto, ragazzi, invece c'è tutto. Ah, però solo venerdì, sabato e domenica. Zumba, ping pong, yoga, acqua, gym. E poi però c'è il mini club, c'è. Qua? Sì. Ma che sei passivo qui? Sono di bubble. Comunque ragazzi, questa cosa qua non fa schiuma, secondo me è solo uno show di macchie. Alla fine quello che non vi ho detto è che dopo non aver visto i prodotti 3 settimane fa, prima di partire, che ce li avevo davanti agli occhi, i leave-in che cercavo lì nel negozio dove ero andata, alla fine li ho trovati qua. Ho trovato questi qua della Giorgi, che tra l'altro è un marchio italiano, però da me non ci sono. Qua c'è proprio il Curly Method, quindi c'è lo step 1, c'è lo shampoo, la maschera nutritiva e anche districante. E poi vabbè, c'è il gel che io ovviamente non sto utilizzando in questo periodo. Invece come leave-in, quindi maschera senza risciacquo, come conditioner diciamo, sto utilizzando questo qui, che è buonissimo. Questo me l'ha regalato Miki e non so dirvi quanto costa, credo non poco. Ed è buono perché è un profumo particolare, proprio di Giamaica. Questi invece li ho pagati la media di 5 euro e qualcosa l'uno e devo dire che mi trovo bene. Adesso poi devo andare a vedere su internet se li trovo per ricomprarli una volta tornata a casa. Il profumo che c'è a quest'ora è qualcosa di meraviglioso, compresa l'arietta, ma soprattutto è l'odore di pino che c'è a quest'ora, è, non lo so, mi piace tantissimo. E buongiorno. Stamattina siamo ancora un po' assonnate, ancora un po' con gli occhi gonfietti. No, ho dormito davvero tanto, credo di essere andata a dormire ieri sera alle 8 forse. O neanche, 8 meno 20, prestissimo. Era nel 7 meno 20, ho fatto cena, io ho detto a Mila io ho fame, doccia, poi ho detto a Mila io, boh, cotta. E quindi 8 e mezza fai, insomma. Diciamo che piano piano sto iniziando ad abituarmi a quello che sarà poi l'orario che avrò quando ritornerò a casa. Tra l'altro ho comprato un nuovo planning piccolino, ho pagato una fesseria, anche quello 2 euro qualcosa, perché iniziavo a tenere già troppe cose in testa. Ho detto no Erika, svuotati la mente, se no non ti godi neanche questi giorni, perché devo iniziare a segnarmi i nuovi orari, anche perché adesso come ritorno ho i corsi
E poi vabbè, ho preso anche quattro collaborazioni nel frattempo, molte le ho rifiutate, ma quattro le ho prese perché mi piacevano tutte collaborazioni che conoscete già, ma ho preso di nuovo dal filo quello delle lenzuola, poi vabbè, ne ho presa una che per fare io personalmente un regalo a Mille e poi perché forse potrebbe interessare a qualcuno di voi che ha figli o nipoti, ma non ci credo, guardate che arriva. Ma da dove arrivi a quest'ora? Tu non sei ancora andata a dormire, mi sa. Vado a farti il letto. Ma dove eri? Ma sei che. Noi ti abbiamo lasciato aperto. Sì, vorrei dire Eh sì. dormire. No. Mi sono arrivato un'ora fa. Ciao. Dai, te faccio il letto, almeno ti butti giù. Secondo te io che ieri sera sono andata a dormire alle 8:20 riuscivo ad arrivare a quest'ora? E io questo ragazzo. Erika, se tengo i jeans non serve. Ma no, dai. Ma fino a dormita che poi devi andare a lavorare. Cambiamo anche i nostri. Non solo capire che ci sono 20.000 lenzuola, non capiamo quale. Devi cambiare anche i nostri. No, perché adesso cambio alcuni. Ce l'hanno dato anche a noi. No, quelli adesso li ripiego, glieli do. Erika, non c'è sapore qua? Sì che c'è. Nella doccia. Sì, sì, cosa vuoi? Non solo che non la mangio da freddo, ma se lo tiro fuori. Come te la faccio vedere? Vado. Bene, detto a Michi l'ho fatto, adesso una tazza di ciufa. Abbiamo recuperato uno dei nostri pigiami, tanto lei e Mila hanno la stessa taglia e credo che sia il caso che Michi vada a dormire anche perché poi deve andare a lavorare. Il fatto è che ieri sera qui c'era una festa e Michi è un po' che insiste già da quando siamo arrivate e alla fine gli ho detto no Michi, non stare a prendere i biglietti per me perché non posso garantirti che ci sarò a questa festa e coincidenza io ieri sera alle 8:30, non so che ora erano, comunque sia prima delle 9. Io l'ho già letto ieri sera alle 7:20 mi sembra, ho mangiato e poi ho detto a Mille, amore io mi devo sdraiare, cioè avevo proprio sonno, ero proprio stanca e quindi ecco, insomma. E ne abbiamo lasciato la porta aperta perché mi ricordavo che Miki sarebbe poi arrivata, però poi boh, non abbiamo più parlato, quindi... E non so come mai avessi tutto questo sonno ieri sera, cioè di solito nelle sere precedenti ho fatto molto più tardi, Ti dico, boh, mi avrà stancato il mare, le emozioni, non lo so, vabbè. Nel frattempo sono le 8, 7. Più tardi. Più tardi? Le 9? Che ora? 9 qualcosa, aspetta. Le 9 e un quarto. Sono le 9 e un quarto, per noi appunto è mercoledì, alla fine. Di piedi. Pizzichi e morsi, sono riuscita a filmare, così almeno questo video lo metto già, riesco a caricarlo per venerdì, così ho saltato solo mercoledì, quindi ho saltato solo oggi, perché la scorsa settimana appunto ho voluto finirla con mio nipote. Sei tornata una leonessa? Sono tornata una leonessa, senza gelo, senza niente. E Mila ha ancora freddo, ancora la felpa, io invece l'ho tolta. Quindi finisco questo video qua. Così riesco magari a montarlo e a metterlo per venerdì e poi casomai filmo venerdì, sabato e domenica che ve lo metto lunedì e poi si rientra ufficialmente a casa. Miki dorme, la sveglieremo per le 12, 12 e mezza, mangeremo appunto un piatto di pasta insieme, lei poi alle 2 deve ripartire che per le 3, 3 e mezza deve essere in pizzeria perché questa sera lavora. Quindi se avete piacere a questo punto noi ci vediamo lunedì dove io filmo il mio fine settimana e poi rientriamo insieme a casa. Un abbraccio grandissimo, T.
ti auguro un meraviglioso fine settimana, lo auguro anche a noi con il sole e a lunedì. Stavi sbadigliando? Tu me l'hai interrotto. È bruttissimo. A lunedì, ciao.